E Longines, secondo noi, con questa linea, soprattutto nel donna, devo dire che ti stava molto bene e ti sta molto Lo bene, so. povera me. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pasquale, questo è PSQ Watches e oggi insieme a me c'è la mia ragazza Giovanna. Ciao a tutti, sicuramente qualcuno mi ha già visto, forse nelle live che ho fatto con Pasquale su Instagram. E oggi porteremo sul canale un video un po' diverso rispetto al solito. Infatti parlerò anche di un orologio femminile. E quindi, siccome siamo sempre interessati al vostro parere, ci teniamo a sapere cosa pensate delle recensioni anche inerenti al mondo femminile dell'orologeria e qui su YouTube, quindi fatecelo sapere nei commenti. Oggi guarderemo ad una linea di Longines diversa dal solito, infatti parliamo della linea Dolce Vita, una linea che ha richiami a stilemi che sono oramai spariti nel mondo maschile, se non per poche eccezioni, ma che da sempre sono un punto di riferimento nel mondo dell'orologio femminile. Nel mondo maschile, come vi ho appena detto, sono linee che sono un po' sparite se non per appunto i pezzi più iconici come il Tank, il Reverso, ma ultimamente stiamo notando che ci sono sempre più persone interessate a questo segmento dell'orologeria. Quindi abbiamo pensato bene di selezionare qualcosa di comunque sia un po' più economico da potervi far vedere anche un'alternativa a quello che è il Tank, a quello che è il Reverso. Abbiamo scelto nel catalogo Longines due alternative, una da uomo e una da donna in questo stile. Entrambe richiamano molto bene quel senso di eleganza che secondo noi solo un orologio di forma può dare. Infatti Longines ha creato questa linea nel 1997, proprio per dare al proprio pubblico quel senso di eleganza che è ormai un simbolo nell'orologeria moderna. E inizialmente la collezione ebbe un ampio successo nel pubblico femminile molto giovane. Sul polso di una donna, infatti, non esiste orologio più elegante, come dicevo, di un orologio di forma. Ma in questo caso, se preso appunto in versione bracciolata, si ha la possibilità di avere un prodotto utilizzabile in ogni contesto, in ogni situazione e perfetto per avere uno stile sempre discreto, mai fuori luogo e adatto a tutti i contesti. Ho scelto di mostrarvi proprio questo modello con queste specifiche caratteristiche per proporre alle ragazze della mia età, come alle donne di età maggiore, una valida alternativa ad un modello che di norma viene visto e proposto come elegante. Mi riferisco al classico Datejust di Rolex da 31 mm con i diamanti. Infatti, quello che vorrei dirvi è che secondo il mio parere basta molto meno rispetto a un Datejust per sembrare molto più fine, discrete e soprattutto eleganti. A primo impatto so che un orologio con questa forma non viene valutato come primo acquisto, ma posso dirvi che una volta indossato si comprende fin da subito il senso di eleganza, di raffinatezza, di sofisticatezza ed armonia che solo queste casse possono offrire. Oltre alla grande personalità che si dimostra e si trasmette una volta indossato un modello di questo tipo. Infatti gli orologi di forma spaventano molto spesso e anche io, parlando da chiaramente pubblico maschile, posso dire, da pubblico maschile poi giovane, posso dire che inizialmente le linee rettangolari, gli orologi di forma mi spaventavano parecchio, ma poi una volta indossati si percepisce subito quel senso di eleganza di altri tempi, no? Di quegli orologi che non ci sono più. E Longines, secondo noi, con questa linea, soprattutto nel donna, devo dire che ti stava molto bene e ti sta molto Lo bene, so. povera me, soprattutto nel donna, appunto, si vede molto molto bene questa cosa, questo senso di eleganza unico, no? Nelle forme. E anche sull'uomo, secondo me, si riesce ad avere ancora, solo grazie a questa forma, quel tipo di eleganza, che poi è diventato quasi un'icona, no? Se pensiamo al Tank, al Reverso, quando cerchi quel tipo di eleganza, ce l'hai solo con quel prodotto, cioè non c'è nulla di realmente così tanto bello ed iconico. Noi sappiamo perfettamente che
in tanti non riescono a vedere sul proprio polso un modello di forma. Infatti devo dire che solo di recente abbiamo cambiato idea su questo modello, forse proprio perché finché siamo abituati a vedere un orologio, ma come qualsiasi oggetto, addosso agli altri, riusciamo a farci un'idea. Quando siamo poi noi a indossarlo sulla nostra stessa persona, l'effetto è completamente diverso, ed è un po' quello che è successo a noi con gli orologi di forma. Abbiamo provato dei modelli semplicissimi da pochi soldi, trovati in qualche mercatino dell'usato, però immediatamente sia io che Pasquale ci siamo accorti di come questo stile e la forma della cassa richiamino un concetto di personalità oltre che di unicità. Tornando al modello che stiamo vedendo di questa versione Lady di Dolce Vita, mi ha sorpreso molto anche la qualità costruttiva. In genere infatti ci si aspetta orologi da donna più leggeri, meno rifiniti, ma Longines ha creato invece un bracciale molto bello, robusto e che si unisce perfettamente allo stile dell'orologio. Devo dire che sul mio polso veste molto bene e mi piace anche la pulizia generale del quadrante argentè, che trasmette ancora di più il senso di raffinatezza tipico di tutto l'orologio nel suo complesso. Il movimento al quarzo è un po' il limite, visto il prezzo di listino di circa 1200 euro, ma parliamo di un quarzo di qualità svizzero e composto con standard qualitativi ben diversi dai quarzi che troviamo negli orologi più economici, quindi comprendo la necessità di voler creare un prodotto più compatto, funzionale e versatile. Esatto, poi sulla questione prezzo, qualità-prezzo, se prendiamo la controparte di Cartier e di Jaeger LeCoultre, che montano anche loro movimenti al quarzo, molto spesso sono gli stessi movimenti base ETA, però costano 3-4 volte di più, quindi ecco, c'è da dire che forse se si vuole guardare solo l'aspetto qualità-prezzo, probabilmente questa versione di Longines è molto più interessante da questa prospettiva. Passando al maschile, voglio dire che ero inizialmente molto 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 curioso di provare il Dolce Vita di Longines, però dico che non mi ha soddisfatto al 100%. Sono rimasto un po' deluso principalmente dalle dimensioni, pensavo che questo modello potesse starmi bene, ma non mi è piaciuto tantissimo. Parliamo infatti del 28x47 mm con un passo del cinturino da 21 mm che lo rendono un orologio di dimensioni un po' generose, quindi lo consiglio magari per polsi un po' più grandi del mio. E probabilmente la versione media, quindi quella da 27x43, è perfetta. In generale la qualità costruttiva è molto molto buona, Longines è una garanzia sotto questo punto di vista. Abbiamo poi un vetro zaffiro, 30 metri di resistenza all'acqua per entrambi i modelli, queste due ultime caratteristiche. Qui sulla versione maschile abbiamo un ottimo cinturino in pelle di alligatore e una cassa completamente lucida. All'interno di questa versione uomo abbiamo il calibro L592, che sarebbe un ETA 2892, un movimento super affidabile, rifinito e migliorato da Longines, quindi praticamente abbiamo il meglio che c'è sul mercato in questa fascia di prezzo, secondo me. Considerando quindi lo stile generale dell'orologio, consiglio questo modello a chi cerca qualcosa di molto più personale, è un orologio con molta più personalità, cerca un prodotto molto elegante ma che possa allo stesso tempo far parlare di sé, restando un prodotto discreto e fine nelle linee. Collegandomi al discorso di Giovanna, penso che queste forme siano la pura espressione di eleganza e per me l'orologio raffinato, l'orologio sofisticato ha questa forma. Longines creò questa linea per riprendere, come detto in precedenza, le linee pulite e ordinate degli anni 30, ma offrendo comunque uno stile moderno e abbastanza versatile. Anche il nome è molto azzeccato secondo noi, perché riprende un periodo storico molto importante, no? Un periodo di boom economico, soprattutto per quanto riguarda l'Italia tra gli anni 50 e gli anni 60, ed insieme quindi a questa forma particolare che hanno dato agli orologi, quindi creare dei prodotti così raffinati, così eleganti, Longines è riuscita secondo noi a chiudere molto bene il cerchio, no? Con il nome e il prodotto che è molto aggraziato ed elegante. Ringraziamo la gioielleria Pasquale Domenici per averci mandato questi orologi in prova, per averci fatto scoprire questa linea di Longines che eravamo molto curiosi, e so che tanti di voi erano curiosi perché tantissimi nell'ultimo periodo, visto che postavo foto di orologi di forma eccetera, mi hanno chiesto proprio di Longines, quindi ve li ho portati, e ve li ho portati anche al femminile, così potete fare
un ottimo regalo, un regalo molto molto bello e che sicuramente magari non viene apprezzato subito, ma che poi negli anni probabilmente una donna va a scegliere proprio queste linee in un orologio. Fateci sapere quindi la vostra qui sotto nei commenti, ditemi un po' se volete ancora Giovanna insieme a me nei video, se volete ancora qualche contenuto al femminile, può essere un modo diverso, no? Divertente poter portare qualche cosa di diverso. In tal caso cosa devono fare? Iscriversi al canale, attivare la campanella delle notifiche, seguirti sui tuoi profili social, quindi Instagram, Facebook e basta. Poi lasciate un mi piace, commentate, condividete questo contenuto se vi è piaciuto, andate su psqwatches.com e noi vi aspettiamo in un nuovo video. Ci vediamo in un prossimo video.